Buonasera, benvenuti in un nuovo appuntamento con Mondo Dilettanti. Come sempre, ogni mercoledì l'appuntamento è qui per parlare del calcio e oggi lo faremo con una puntata speciale. Ne parleremo in maniera particolare perché è una cosa particolare anche per noi, è un nuovo stile, possiamo dire, che andremo a scoprire insieme. E quando si parla di stile, ovviamente parliamo anche con la nostra Alessia Collini. Ciao Alessia! Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Ciao Alessia, oggi sarà una puntata dedicata al calcio freestyle, soprattutto. Te ne intendi? Sai cosa si tratta, Alessia? Non sono molto brava, quindi abbiamo dei filmati, forse è meglio Eh vederli. Okay. sì, e lo scopriremo insieme, è vero, lo scopriremo insieme, lo faremo insieme a un gradito ospite, che ritorna da noi, ed è Raffaele Romano. Ciao Raffaele! Ciao, buonasera a tutti. Ti ritengo responsabile in tutti i sensi di questo progetto freestyle perché hai portato in varie società senesi, ora ne parleremo. Questo progetto freestyle, di cosa si tratta? Visto che Alessia ancora non è a conoscenza, vedo. Praticamente stiamo cercando di, attraverso uno sponsor, quindi io non sono parte di nessuna delle società che partecipano al progetto, attraverso questo sponsor stiamo cercando di portare in primo luogo una filosofia diversa, se ci riesci, con delle società che la pensano in questa maniera, ossia il calcio è per i bambini, il calcio giovanile, per i ragazzi, per farli crescere a prescindere dal colore della maglia che indossano. Infatti il fatto che qui ci siano maglie diverse, ce n'è una che manca per un motivo tecnico, ma manca il Poggi Bonsi con Antonio Galasso, ma ci sta il Mazzola e ci sta lo Scandicci che sta valutando l'operazione, poi ognuno di loro spiegherà il suo punto di vista. Ma è quello l'obiettivo più importante, riuscire a dire che il calcio è uno sport non solo di astio o uno sport in cui le squadre sono nemiche, ma le squadre sono avversarie, in campo se le devono dare nel senso buono del termine, Sì. però fuori dal campo no. Ecco, freestyle è una tecnica Accidenti. individuale, particolare, quello che noi stiamo vedendo in campo non avviene né avverrà in campo, però dà un controllo di palla molto importante. Come è nata l'idea di cercare di portare il freestyle in zona? Praticamente, come tu ricorderai, l'anno scorso alcuni ragazzi della squadra per cui collaboravo l'anno scorso andavano in Svizzera e collaboravano con Dragan Pejic, un ex campione di Serie A dei paesi dell'Est, che aveva un calcio di tipo brasiliano che era molto, molto, come dire, imperneato di tecniche legate al freestyle. Accidenti, ma bello. Incredibile. Successivamente abbiamo valutato l'idea, sempre l'anno scorso, dove Crocetti, che è al mio fianco, è stato parte attiva di queste valutazioni, l'idea di vedere se il freestyle puro potesse essere applicato ai ragazzi. Facemmo una prova, incontrai Gunter Celli, medaglia di bronzo mondiale, numero campione italiano moltissime volte ed è il freestyler in Italia con maggior punti, che mi ha, e quindi gli devo grazie, che mi ha mostrato cos'è il freestyle, cosa si può fare con i ragazzi, qual è l'impatto che il freestyle può avere sui ragazzi, dicendomi che lui non faceva scuola. Quindi venne semplicemente perché aveva sentito sto pazzo scatenato che voleva fare freestyle. E mi fece un regalo e mi venne a trovare. E a dei ragazzi insegnò a fare tunnel. E in poche battute questi ragazzi erano in grado di fare tunnel. Che significa tecnica individuale alta, significa sicurezza importante del ragazzo. A quel punto abbiamo trovato l'uomo che state venendo, Giuseppe Cardaropoli, In arte OMAG. in arte OMAG, perfetto. Che praticamente segue i ragazzi, questo esperimento che stiamo facendo, quindi abbiamo fatto una sola lezione fino adesso e dai filmati vedrete che l'inizio della capacità tecnica dei ragazzi cambia alla fine, se i filmati vengono mandati in sequenza, logicamente, alla fine i ragazzi hanno una padronanza diversa, perché sono esercizi
per assurdo semplici, per quanto complicati nel movimento, ma che appassionano i ragazzi. Infatti nel momento in cui sono fermi, li vedi che si mettono da parte e continuano a fare gli esercizi. Però vorrei lasciare la parola a chi è più tecnico di me, e cioè allora, sia il Mazzola che lo Scandice sono molto più forti. Volevo chiedere infatti a Stefano Sanniti, intanto diciamo benvenuto ovviamente, per il Mazzola Valdabbia, responsabile della scuola, direttore sportivo della scuola calcio. Esatto. Perché una società come il Mazzola Valdabbia sposa questo progetto? Ma dunque, è un progetto che secondo noi porta ad arricchire i bambini di ulteriori doti tecniche, motorie, coordinative, che quindi possono facilitare il bambino quando poi nella crescita sia diciamo fisica ma anche sportiva, tecnica. Quindi insomma riteniamo che questa nuova, chiamiamola, disciplina possa giovare ai bimbi. Ai bimbi piccoli e forse anche a quelli un po' più grandi, so, qui probabilmente sì, poi lo chiediamo. Qualcuno ci potrà dare delle nozioni tecniche. Ma anche un po' di divertimento, immagino. Ma anche un po' di divertimento, sì, sono d'accordo. E il Mazzola Valdabbia ha sposato questo progetto con grande entusiasmo, e un valore di crescita, sì, in tutti questi sensi di cui abbiamo parlato, può essere utile davvero alla crescita del ragazzo. Ma secondo noi sì, appunto, anche perché poi forse quando si dice freestyle si pensa a tutte quelle cose strane, però come stava dicendo prima Raffaele, così insomma può servire, perché nel gioco poi ti puoi trovare in delle situazioni in cui puoi applicare le nozioni che hai imparato come si vede dal filmato, insomma palleggi o cose strane. Sì, voglio chiedere poi allora al più tecnico di tutti, forse intanto un bentornato ovviamente a Siena, a Lorenzo Crocetti. Sono contentissimo di averti qui, intanto benvenuto. Grazie mille, anche a me fa piacere tornare. Sì. Ovviamente il tuo passato qui è stato un passato glorioso, ovviamente anche per quello che avete fatto in un'annata fantastica con la maglia della Robur, e ora sei con la maglia dello Scandicci e hai sposato anche te, state per sposare, insomma siete fidanzati per ora con il progetto Freestyle, non siete ancora sposati. Sì, per adesso c'è questo fidanzamento, no, beh, il fidanzamento nasce nel momento in cui io conoscevo Raffaele già dall'anno scorso, abbiamo già collaborato e siamo partiti con questa avventura l'anno scorso nella stessa società con la quale collaboravamo, e quest'anno le strade si sono divise, però la stima quando rimane si fanno altre cose insieme. Quest'anno c'è stata questa iniziativa, io sono in una società fortunatamente, diciamo l'età avanza, quindi sono fortunatamente vicino a casa, sono nella mia Firenze e la mia società, invogliata da me comunque a vuole avere più informazioni possibili e vorrebbe aderire al progetto, fermo restando che ci sono un pochino, bisogna capire un attimo, con non essendo nel territorio senese, ci possono essere delle difficoltà rispetto magari a altre società logistiche. Ma ecco. Poi chiaramente non è una cosa che si fa tutti i giorni, ovviamente, quindi sarebbe un impegno in una tempistica più lata, però ovviamente sempre essendo un po' più distanti i chilometri, più che altro muovere tanti ragazzi, immagino sia un po' più complicato, è quello più che altro. Sì, e più che altro perché comunque sono ragazzi che... Lo Scandicci, se posso aprire solo una piccolissima parentesi, la chiudo, è una società che sul settore giovanile lavora veramente benissimo, mi sono trovato in un ambiente quasi veramente professionistico, non quasi, professionistico, e i ragazzi sono molto impegnati, quindi riuscire a trovare, le strutture sono molto impegnate, quindi bisogna riuscire a trovare la scarpa giusta. Ora per il piede. Se ci si pensava prima, si parlava prima di un tuo gol, è stato premiato come il miglior gol dell'anno in mezzo alla vicenda, c'entra qualcosa del freestyle? Peccato, se no si andava a cercare, magari si faceva vedere quel gol tuo. Ha un qualcosa che può... No, peccato perché il freestyle secondo me la cosa utile che mi viene a me, pensando un po' alla mia carriera, quello che è stato, e vedere questi ragazzi che si divertono così tanto... Nasce come un gioco, è vero, però soprattutto nasce con è una disciplina che ti serve tanto per usare la pianta del piede. La pianta del piede è una che viene usata pochissimo per un calciatore. Sì, nel calcetto tantissimo, ma nel calcio poco. E invece è una delle parti più sensibili del piede, e quindi secondo me può aiutare il ragazzo nel momento in cui
inizia a mettere nel cassetto della memoria. Parlando di altri, gesto è una parte del piede che non è consueta da usare. Sì. Infatti mi ricordo, parlando di calciatori ovviamente di un altro pianeta come Zidane, mi ricordo usava molto la pianta del piede, lo diceva spesso, insomma era un vantaggio. Ronaldinho. Ronaldinho è stato un po' il primo, diciamo, modello di giocatore che usava, sembrava che non avesse neanche il pallone tra i piedi. Sembrava avesse veramente una cosa magica, una parte del colpo, ecco. Esatto, perché questo sfrutto ancora te, ovviamente, che sei il più attrezzato a saperlo in studio. Ci sono freestyler, cioè giocatori di questo livello che hanno un freestyler personale, mi dicevi addirittura, che io ignoravo. Ma io l'ho appreso da conoscendo questi ragazzi che sono appassionati a questa cosa, parlandone è venuta fuori questa cosa, quindi credo che i modelli che adesso abbiamo come Neymar piuttosto che Messi, Cristiano Ronaldo, sono tutti giocatori che veramente, oltre al talento che hanno quell'umiltà e quella voglia di arrivare, di essere migliori, perché hanno investito anche su delle figure del genere. Che è come Omag, che abbiamo visto nelle immagini. Attenzione, è davvero una scoperta, perché parliamo a mondo dilettanti, parliamo anche di questo. E passiamo parola anche a questi piccoli protagonisti, a Francesco Romano, ovviamente, e Tommaso Alberti. Anche Alessia, se vuoi, se hai qualche domanda, intanto io vi chiedo, Francesco, che ne pensi di questo freestyle? Buonasera a tutti. Io credo che il freestyle mi servirà in campo per il controllo palla, che bisogna usarlo molto nel freestyle, però non tutti i giochetti che impariamo li posso fare in campo, ma mi danno la dimestichezza con la palla. Penso sia questa la chiave. Tommaso, lo chiedo anche a te, che ne pensi? Poi Alessia, vediamo se vuole procedere lei. Il freestyle può servire a scartare un avversario ed andare fino in porta a fare gol. Ciò che manca però a uno che pratica freestyle te lo completa il mister. Siete fantastici, bravissimi ragazzi, davvero, siete più bravi di me a parlare, complimenti davvero. Alessia, il libro di te. Entrambi, cosa vi aspettate da questa esperienza? Penso che da questa esperienza posso cogliere questa attività e migliorarla ogni giorno, sempre di più. Francesco, sentiamo Francesco. Io penso che grazie a questa esperienza posso migliorare il mio controllo palla e la mia velocità e quindi diventare sempre più bravo ogni giorno, cioè cercare di diventare sempre più bravo. Io, Francesco, ho un'altra domanda a farti. Questo suo interesse al freestyle da dove nasce? Il mio interesse al freestyle nasce dai video su YouTube principalmente, in cui vedo i calciatori famosi più forti di tutti, come Ronaldo ad esempio, Neymar, che fanno delle finte a una velocità molto alta, quindi io, cercando di imitarli, piano piano mi sono appassionato a questo genere. Ci riuscirai mai a farlo come loro? Ci provo allenandomi ogni giorno e cercando di diventare sempre più veloce. Poi se ci riesci, poi ricordati di me, che mi hai invitato in studio. Sentiamo anche Tommaso. Oddio, la domanda. Ti sei ascoltato la domanda? Lei si vuole la domanda. Questo tuo interesse dal freestyle, da dove nasce? Il freestyle viene dal mio giocatore preferito, ovvero Cristiano Ronaldo, che in ogni partita lo vedevo fare sempre una skill diversa. Allora io ho pensato, qualcuno più forte di lui, più bravo di lui, difficilmente ci sarà, ma vale la pena cercarlo. Allora cerco freestyler, metto il primo video a caso e trovo queste persone che a malapena conosco, che fanno numerose cose che io a quei pochi anni che avevo non sapevo spiegarmi come facevano. Mi sembrava tutto impossibile. Ora invece ce l'hai un'idea, perché hai visto farlo dal vivo, no? E quello è importante. Poi sai, YouTube è uno strumento importante, però sembrano quasi immagini impossibili. Io invece pensavo che fosse stato FIFA il gioco per PlayStation avvicinarvi al freestyle, invece no.
Un pochino, sì. Anche. Un po' tutte e due, dai. È giusto, è giusto. Ma voglio chiedere, ora ripasso la parola, voglio chiedere Lorenzo, ti voglio sfruttare un attimo, perché comunque sia, questa è una domanda che viene farina, tutta farina del mio sacco, l'allenatore però si sente quando un giocatore, soprattutto più giovane, magari fa un numero, tra virgolette, in campo, se non riesce, insomma, viene bacchettato di fare la cosa semplice. Può essere un'antitesi questa cosa? Perché allora, sei anche un allenatore, ora alleni 2009 di Ascoli. No, infatti quello che volevo dire brevemente è che mi sono reso conto che questa esperienza, siccome adesso si vive un calcio, soprattutto a livello giovanile, dove i ragazzi si cerca sempre di lasciare i ragazzi più liberi possibile, liberi di sbagliare, liberi di provare, per far uscire la loro personalità, per sentirsi liberi poi in campo di provare, non fare il numero fine a se stesso. Cioè anche questa disciplina comunque è applicata proprio al calcio, ai duelli. È più che altro una forma di un acquisto di autostima, di sicurezza poi nel duello, ecco. E quindi è secondo me una cosa molto intelligente. E se avessi avuto forse anch'io fin da piccolo la passione, la curiosità, pensa dov'eri? No, sicuramente quando poi vai a affrontare un avversario hai nei tuoi cassetti qualche risposta in più, magari sì, magari quella spensieratezza di provare una cosa diversa nel momento in cui affronti un avversario. Io voglio chiedere a Stefano, per quanto riguarda invece gli allenatori, perché si parla di società importanti, Mazzola Valdarbia, Scandicci, Poggi Bonzi, gli allenatori anche, no? Di tutte, Mazzola Valdarbia è un settore giovanile, penso a livelli quasi dello Scandicci, ovviamente di numeri immensi, oltre 400 ragazzi se non sì, sbaglio. Siamo su questi numeri, sì. Quindi insomma anche gli allenatori però vanno un po' istruiti, no? a questa certo, tecnica, che è un progetto nuovo ovviamente, come è proprio il freestyle, è una cosa nuova. Esatto, e come tutte le cose nuove magari ci vuole un po' di tempo perché poi tutti possano recepire o anche credano poi in questa nuova, diciamo, disciplina da applicare, diciamo, al calcio. Non è facile, ma insomma con il tempo e con il lavoro probabilmente ci si prova, insomma, vediamo poi dove si arriva. E Raffaele, dove pensi possa arrivare allora questo progetto, visto che sei un promotore sempre di queste nuovi orizzonti? Io spero quanto più in alto possibile. E ti faccio un esempio di qualcosa che ho vissuto 5 minuti fa fuori, quando il direttore sportivo del settore giovanile della scuola calcio, parlava con uno di questi due ragazzi e gli diceva, allacciandomi anche a quello che diceva Crocetti, sbaglia. Non avere paura di sbagliare, noi vi insegniamo a farlo. Ed è stato bellissimo sentire un responsabile misurarsi con un ragazzo. La scuola calcio rispecchia logicamente quelle che sono queste filosofie, ed è stato bello, per cui i ragazzi sanno che questi timori li possono lasciare a casa, quindi questo li aiuterà e li aiuterà anche nell'autostima. Le lezioni di freestyle che faremo sono divise in due sezioni: uno controllo palla, due specializzata sul fare tunnel all'avversario. Fare tunnel all'avversario aumenta la tua autostima in una maniera. Questo può anche servire, partita. E per provarlo, quando. Intanto vediamo sempre le immagini, sono bellissime. Complimenti, quando, anche, grazie per le immagini. Quando l'anno scorso facemmo un test e c'era Crocetti, uomo, devo riconoscere, di grande umiltà e di intelligenza, si prestò a fare da cavia per vedere se il freestyler gli riusciva a fare tunnel. Quindi, in un cerchio ristabilito... Ma questo video non c'è, però... No, non ce l'ho, non esiste il video. 5 secondi, l'abbiamo censurato. Però ha preso freestyle, ha preso tunnel, sapendo che quell'uomo gli voleva fare tunnel. Quindi è stata una cosa... Poi... Sì, ai ragazzi si è dimostrato anche che il freestyle non è calcio, perché quando poi subito dopo abbiamo detto adesso vediamo quante volte si colpisce la traversa, sì. Crocetti ha colpito il 100% delle volte, il freestyler non l'ha mai colpita. Sì. Non è il suo calcio, cioè, quindi non è sono tecniche diverse, però che sono convinto che possa portare molto avanti i ragazzi, ne avranno vantaggio, perlomeno quello è il mio obiettivo. Lorenzo, allora voglio riagganciarmi a questo discorso perché sì,
Sono cose diverse, ovviamente, dal calcio. La tua sfida sulla, su prendere la traversa è simbolica, ma rende l'idea, no? Che vanno forse più avvicinate. Questo, forse il progetto in mente è questo. Sì, anche se abbiamo appena prima fatto un esercizio, sempre c'era Francesco, uh-huh, e si fece un esercizio dove si doveva fare uno di questi, com'è che si chiama, i trip? Trick. Questo trick, che è questo numero, diciamo, si fa, e poi l'esercizio finiva con il tentare di colpire la traversa. E poi si fece, insomma, okay. Io ero un po' scottato dal tunnel preso, sì. Allora ho sfidato poi insieme ai bimbi Giuseppe e la partita è finita, la gara 5-0, però era più una cosa di orgoglio. Allora, un piccolo break pubblicitario, ci troviamo di nuovo qui per parlare di freestyle, insomma di questa nuova specialità, anche questo nuovo progetto portato avanti da Raffaele Romano e da queste società. Rimanete con noi, a tra poco. Eccoci di nuovo insieme, Mondo Dilettanti. Nella prima parte avete scoperto una puntata particolarissima, perché oggi stiamo lanciando tutti gli effetti questa nuova specialità, il freestyle, che non è proprio nuovo, ma magari un po' sconosciuta ai più, ai molti, e allora ne parliamo insieme a tanti ospiti. E volevo chiederti, Alessia, hai visto un po' di immagini, ora ti sei fatta un'idea di cos'è questo freestyle? Sì, ed è secondo me una cosa molto bella. Secondo me servirà molto ai ragazzi poi quando crescono. Anche a vedersi, no? Se forse per te è anche più bello di una partita di calcio, magari può essere noiosa invece. No, sono due cose completamente diverse secondo me. Quindi è bello guardare sia questi esercizi sia una partita di calcio. Tra l'altro abbiamo visto Omag, che cioè, il mago sarebbe, no? Perché fa anche numeri di magia, ne fa in tutti i sensi, numeri di magia che abbiamo visto prima con suo, nelle immagini, proprio un monologo possiamo dire suo, e ora invece sta in queste immagini molto belle, che ringrazio ovviamente Raffaele sempre per avercele portate, rendono molto l'idea, perché Lorenzo, come si chiama? Tecnica freestyle è tecnica proprio di base o una tecnica avanzata, forse si può chiamare questa? Ma più che altro io credo che la disciplina nasca veramente come arte da strada, penso. Penso che sia nata così. E fondamentalmente loro, quando si guardano anche le immagini, loro il pallone è come se ne facessero un altro uso rispetto a quello, cioè alla percezione che ho io del pallone. Loro invece hanno proprio il pallone come, ormai sanno come colpirlo e sanno che colpendolo in determinati punti o modi la palla fa quella, a quella traiettoria, e gli permette di fare tutti questi numeri. Io, se mi metto a sedere per terra, a parte faccio fatica a rialzarmi, però non riuscirei mai a fare una cosa del genere, pur essendo uno è comunque un pochino a giocata a calcio. Francesco, i protagonisti davvero, ma eravate lì a vedere, eravate estasiati vedendo queste immagini, no? Non voi le avete viste dal vivo? Sì, è sempre un bello spettacolo vederle, anche perché pensi che se ti metti l'impegno giorno per giorno, poi prima o poi ci riuscirà anche te. Qual è il colpo, il trick? Trick si dice che sì. Sei riuscito maggiormente a imparare per ora. Il trick che sono riuscito a imparare maggiormente è il giro del mondo, che consiste nel far girare il piede intorno alla palla mentre palleggi. Ah, accidenti, bello, è difficile. Ci riesci? Complimenti. Sì, ci riesco. E sto imparando anche nuovi trick abbinati a questo, che messi insieme si chiamano combo e formano il freestyle. Accidenti, sei un professore, sai tutto. Tommaso, il tuo invece, il tuo trick preferito? Il mio trick preferito è, come lui, il giro del mondo. Questo trick, non so se Francesco gliel'ha insegnato Giuseppe, ma questo l'ho imparato da solo. Ancora mi sto esercitando a farlo sempre meglio, però combo con il giro del mondo ancora non mi riescono. Ci credo, forse se non avete di tempo, beati voi, la voglia a imparare, complimenti. Insomma, questo freestyle vi piace, è davvero una novità bella in uno sport bellissimo, è già il calcio, no? Che ne pensi? Penso che sia per me una cosa più bella del calcio. Anche se il calcio è parte di se stesso. Eh sì, fa parte di te ovviamente. Alessia? Io una domanda, visto che so che vi allenate una volta al mese, pensi che
più andando più là nel tempo, e vi resterà qualcosa? Penso che mi resterà tutto ciò che ho appreso in quell'unica lezione, perché ogni giorno, ogni minuto che passa, ogni secondo conta e imparo sempre più cose. Ragazzi, anche Francesco, sono fantastici davvero. Una lezione di freestyle al mese non è, cioè, è un po' poco. Infatti, per riuscire ad apprendere meglio le tecniche del freestyle bisogna esercitarsi molto a casa e non smettere mai di provarci. Quindi voi vi esercitate a casa? Io sì, circa finiti i compiti vado fuori e mi esercito coi trick. Ah, meno male fuori, perché pensavo in casa, ho detto, ma sapete che danni fanno, poi a casa si arrabbiano, non rischiamo niente. Sì. Raffaele, passo la parola a te, perché vedo comunque, abbiamo due esempi qui davanti, però penso sia stata sposata da questo progetto con grande entusiasmo dai ragazzi, che poi sono loro, no, i protagonisti. I ragazzi lo scopriremo, quelli che aderiranno al progetto, quindi al momento non lo so, e sono più le società, certo, che però giustamente stanno andando con i piedi di piombo, vogliono essere sicure, il progetto, mentre Crocetti lo ha avuto modo di, come dire, di studiarlo in passato. Mm-hmm. Il Mazzola, attraverso Franco Benvenuti, già fu analizzato verso la fine dell'anno scorso, alla fine dell'anno scorso calcistico, quindi, però bisogna andare con calma, quindi prima che vengano altri ragazzi, quindi lo scopriremo nella prossima lezione quanti si aggiungeranno. L'obiettivo è di fare in modo che ci sia il massimo numero possibile gestibile con un solo insegnante. Quindi non ci saranno mai 25 ragazzi tutti assieme, perché no, ma neanche 15. Perché il freestyle, come vedi, è una tecnica mirata all'individuo, per cui avere 6 ragazzi è un numero, per ogni sessione è un numero già importante. Quindi è impegnativo già anche per questo, la fase organizzativa, perché sì, è ancora meglio organizzarlo. Quindi, no? Quindi infatti con lo sponsor si è parlato e si è cercato di convincerlo che qualora il numero dei ragazzi dovesse salire, fare in modo di aumentare le ore, chiedendo anche collaborazione all'associazione a cui fa parte Giuseppe, che poi vorrei dire, Giuseppe non è un freestyler da strada sicuramente, ma non è l'uomo da strada, cioè lui e la sua associazione ha allenato il Barcellona, quindi non stiamo parlando di gente... AICF, esatto, l'Accademia Italiana Calcio Freestyle. Penso di sì, io lo chiamo Giuseppe, poi finisce lì. E collaborano con la Roma, quindi il prossimo incontro non sarà a fine mese, ma sarà il 22, perché a fine mese stanno con la Roma. E quindi dobbiamo un attimino, logicamente, ho provato a dire noi siamo più un mondo, anche a me ho provato a dire noi siamo importanti più della Roma, ha detto sì, c'ha ragione, ma io sono affezionato. Hai parlato, siamo più importanti, perché parli in casa del Mazzola, ormai ti sei trasferito in Mazzola Val d'Arbi, almeno vedendo io rappresento l'erede. Lui è Mazzola, io no, io sono lo sponsor, super partes, sono super partes. Alessia, volevi domandare qualcosa? No. Stavi ascoltando con grande attenzione questo freestyle, che è un argomento davvero interessante. Stefano, voglio chiedere a te, 6 persone, 6 ragazzi alla volta, per voi è ancora un impegno ancora più atroce, perché 400 ragazzi ci vuole 3 giorni di fila, anche di notte. Sì, certamente è complicato poi anche aggiungere questa ulteriore attività all'attività già in corso. Quando iniziano i campionati ci sono già problemi di campo per le partite, allenamenti, quindi il campo... Conosco la trafila, esatto, e avete 3 campi, pensa... Sì, esatto, abbiamo 3 campi, anche se quello di Cerchiaia, fortunatamente, insomma, sembrando nuovo, verrà rifatto, perché il manto è... Mi hanno dato anche a me questa conferma, quindi... Sì, era allora, diciamo così. Quindi comunque non sarà facile conciliare tutti gli impegni, diciamo, sportivi, ma anche quelli dei bambini, perché poi anche, insomma, i bambini... hanno la scuola, hanno gli allenamenti, quindi insomma non sarà facile, però ci proviamo.
E quello sarà un bel, davvero un bel progetto, un bel lavoro per voi, anzi. Lorenzo, lo Scandicci, oggi parli ovviamente per una nuova società, insomma, di tuoi passati a Siena, le conosciamo tutti. Pensi che possa essere anche un vantaggio magari ampliare, no, questo bacino, anche una collaborazione fra società di diverse province? Sì, sì, io sono convintissimo di questo, anche perché se no non sarei qua adesso. Ripeto, è un discorso logistico e comunque la società va incontro, oltre a delle spese, delle difficoltà magari proprio dal punto di vista dello spostamento dei ragazzi. Bisogna un attimo capire se riusciamo. Io mi metterò a disposizione, come sempre faccio nelle cose in cui credo, quindi cerchiamo di dare tutto il massimo e speriamo di convolare a nozze, no? Visto che eravamo rimasti sul fidanzamento. Faccio una deviazione su di te perché la mia indole me la impone, ma 13 gol nel campionato vinto la Robur qui a Siena. L'anno scorso quante reti facesti? L'anno scorso 14. 14, quest'anno? Quest'anno spero 15 almeno, però per adesso sono a 1 perché non siamo partiti benissimo, però... L'obiettivo è sempre quello di superarsi. Sì, quello penso sia un insegnamento anche dai ragazzi. Come mai nasce questa voglia anche di allenare, no? Che alleni 2009, mi hai detto, giusto, a Scandicci, è una cosa che magari può essere anche di insegnamento anche per altri giocatori, no? Che ora c'è sempre più questa voglia anche per i giocatori di mettersi, e può essere un arricchimento forse anche in fase di essere ancora un giocatore, di mettersi in gioco con i bambini, allenare i bambini. Sì, a me funziona fondamentalmente da antistress, vedere l'entusiasmo, no, c'è la passione ovviamente, però vedere l'entusiasmo, la spensieratezza che hanno questi ragazzi, si è un po' persa, no? Soprattutto quando diventa il tuo lavoro, lo si fa, si gioca a calcio, è una cosa bellissima, però entrano in gioco tanti altri fattori, invece... cercare di insegnare, di portare il tuo sapere a delle persone così pure, così incontaminate, è una cosa bellissima. Antistress, non pensavo. Alessia, passiamo la parola a questi ragazzi, vediamo se abbiamo un ultimo giro di domande per loro. Prima Raffaele parlava appunto degli impegni, scuola. Ecco, cioè, voi vi allenate 3 volte alla settimana, come conciliate la scuola con il calcio? Per continuare ad allenarmi devo organizzare i compiti, quindi la scuola, in modo che poi ho più tempo per andare agli allenamenti, quindi appena tornato da scuola devo subito iniziare a studiare, così che dopo posso andare tranquillamente agli allenamenti senza dover studiare anche di sera. Intanto nelle immagini stiamo vedendo, è vero, voi ci siete riusciti a fare... Te, Tommaso? Qualche cosa di... Io nei giorni in cui non ho l'allenamento studio il più possibile. Ogni ora che posso studiarla la studio, qualsiasi materia. Anche quando ho l'allenamento, le poche ore che ho a disposizione studio lo stesso. Accidenti. Stavo guardando le immagini, come si chiama questo trick? No. Siete voi due questi, no? Sì, sì. Siete voi due, proprio voi due. Proprio... Complimenti, Guarda. Non male, non male. Come si chiama questo trick? Non te lo ricordo. Al tunnel. Al tunnel, questo. La preparazione al tunnel. La preparazione al tunnel. Non ce l'ha detto come si chiama questo trick. Non è un trick, è proprio una parte. Successivamente. Aspetta, il microfono, non ti sentiamo. Infatti, successivamente, non so se alla fine di questo filmato successivo o in un filmato successivo, i ragazzi cominciano a fare tunnel a Giuseppe. E Giuseppe crea i presupposti che sono legati su sbilanciamenti fisici, legati al fatto che io muovo la palla e che l'avversario deve avere tecnicamente. Mm-hmm. La dimostrazione è che lui ha avuto un tunnel, quindi... Allora ridiciamolo. Sì, sì. No, ma è una cosa bella perché che lui stesso racconta. Poi non è calcio quello da solo, certo. Però i ragazzi dopo fanno questo. No, ma è questo, infatti, è davvero, davvero interessante. Alessia, abbiamo ancora un paio di domande prima di congedare i nostri ospiti. Sì, una curiosità: come mai avete scelto il calcio e non un altro sport? Ho scelto il calcio perché fin da piccolo mi è sempre piaciuto. Ogni partita mi faceva vedere mio fratello, ogni giorno più mi piaceva.
E te, Francesco? Io ho deciso di giocare a calcio perché già da piccolo, appena vedevo una palla, non cercavo di prenderla con le mani, ma gli tiravo già dei calci. In sì. più, vedendo sempre più partite video di giocatori, mi è venuta voglia di provare e da quel momento non ho più smesso, diciamo. Ah sì, l'istinto si chiama, giusto, giusto, davvero. Allora, qui chiudiamo la puntata di Mondo Dilettanti, ringrazio davvero i due ragazzi, Francesco Romano e Tommaso Alberti, grazie di essere stati qui con noi, di averci raccontato un po' di questo freestyle, ovviamente Stefano Sanniti, grazie Stefano di essere stato con noi, Raffaele Romano, poi ci rivedremo e continueremo ovviamente il nostro iter, e un saluto particolare a Lorenzo Crocetti, grazie davvero. Grazie, un saluto a tutti. E col microfono, guarda, se almeno sentiamo il tuo saluto. Dico grazie a voi e un saluto a tutti i tifosi del Siena. Grazie davvero a te. Allora, Alessia, una puntata da freestyle. È mostruosa. È mostruosa, ovviamente. La prossima puntata, ovviamente, mercoledì 22:45, ma non ci sarai. Mercoledì prossimo no, sarò assente. Assente, va a fare la hostess a Panariello, ci tradisce per Panariello, ma poi ti riavremo qui ovviamente dal mercoledì successivo, quindi una puntata davvero di freestyle, ringraziamo tutti i nostri ospiti, intanto vi auguro una buona serata, come sempre Mondo Dilettanti, mercoledì prossimo, buonasera a tutti.